fedeltà mi pare che si possa parlare per i cani. I cani sono, tendono a essere fedeli, gli esseri umani tendono a essere infedeli anche se non sono sempre colpevoli. L'infedeltà è un istinto che prevale sulla ragione e credo che la costanza sia invece l'unica fedeltà possibile per un uomo, per un essere umano, cioè sentire che alcune cose fanno parte della continuità della tua vita e quindi si è costanti anche se non si è fedeli. E poi uno può anche essere fedele generalmente per ricatto, per paura, perché non vuole perdere la persona che ama, ma non è istintivo, mentre invece la costanza è la conferma di una natura durevole degli affetti, natura di rapporti che ho sempre praticato. Poi quando c'è la gelosia o la fedeltà interviene una specie di malattia, uno ha un rapporto malato con l'altro pensando che sia un dono a te il fatto che lui sia o lei sia fedele. E c'entra poco, sì, è un segnale che anche in assenza tu non trascuri quello che non c'è, ma che tu non trascuri è inevitabile del fatto che non c'è. Sono stato geloso fino al 1982 di una signora ricca con un marito malato, ero geloso anche delle cure che dava lui come malato, per cui ero pazzo. Però mi piaceva tanto che la volevo solo per me, che è la ragione poi della gelosia, un dato semplice. E poi può capitare che qualche persona ti determini questo sentimento perverso. È un'ossessione, un tormento, è un tentativo di porre limiti a un altro che l'altro poi patisce come tali. Mentre la costanza non presuppone nessun tipo di limite, è una presa d'atto di una cosa che resiste nel tempo e che si ripropone identica anche a distanza di 6 mesi, senza il vulnus di dire no, mi hai tradito, no. È mai stato tradito? Ah, credo abbastanza, sì, io non mi sono mai preoccupato molto, ma il tradimento in questo caso è semplicemente l'autonomia dell'esistenza di un altro che non deve a te il dono di una specie di fedeltà emblematica, simbolica. D'altra parte, può un tradimento temporaneo con una persona che non conosci, che ti dà un piacere effimero, minacciare un sentimento stabile? Questo per alcuni evidentemente può essere, ma dovremmo pensare che non è così. Il tradimento in amore sembra minacciare quell'assoluto dell'essere tutto di un altro, che è un dato bello, anche poetico, ma un po' palloso, ecco. Quindi è ancora sciupa femmine? Sì, beh, finché vivo, finché uccido. Ma perché Viso dello Sgarbi piace alle donne, secondo lei? I sospetti è che c'è una certa carenza d'uomini. Ah. Sono dotati di apparati anatomici maschili, ma sono in realtà dei coglioni, degli impotenti, degli incapaci, dei vigliacchi. E sono molto diffusi, per cui uno che ha un minimo di pensiero fermo e che sia per orgoglio, che sia per carattere, che sia per ragioni forse anche di desiderio di comandare, determina quella che è l'immagine della virilità. Cioè io sono un fascista, quindi i volti mi comunicano molto e quindi guardo la ragazza e faccio non molta fatica a piacerle anch'io. L'altro fa più fatica forse, questo è un vantaggio. Per il resto, una volta superato questo dialogo di facce, le cose vanno, poi può darsi che non continuino, questo è un altro problema. Però. E 2 di picche ne ha presi? Ma sì, sono, sai, una delle formule essenziali per non soffrire, per essere felici, è dimenticare le cose brutte e ricordare le cose belle. Le cose belle sono tante. Talvolta non ti accorgi che invece le cose brutte rimangono come delle ossessioni. Uno deve distanziarle, guardarle con un cannocchiale rovesciato e quindi vedere le cose che lo disturbano lontane. Le qualità di una donna sono nella sua persona, nella sua personalità ovviamente, ma sono anche in quello che non è nelle parole, cioè nella bellezza che non parla. Che è un problema che rende la donna diversa dall'uomo, perché una donna può essere bella e tacere, un uomo che tace può essere bello, ma con ciò non necessariamente attraente. Quindi l'uomo ha un rapporto facilitato, perché si accontenta di quello che vede e la bellezza è eloquente, mentre la donna è più complessa perché da un uomo vuole
non solo la bellezza, anzi praticamente la bellezza, ma il carattere, il temperamento, la forza, il potere. Quindi l'uomo è chiamato a dare di più che non la sua sola bellezza. Quindi voi avete la vita comoda. Dal punto di vista della loro natura di persone, io sono indifferente al sesso, se uno mi sta sui coglioni, che sia uomo o donna, evidentemente non è che risparmio una donna in quanto donna, può anche darsi se ritengo che sia incolpevole, ma le donne non sono mai incolpevoli. Cosa le hanno fatto le capre? Capre mio nonno. Le capre non sono simpatiche. Allora, visto che siamo in chiusura, diciamo, chi non legge il magazine della donna è una capra. Chi non? Chi non legge il magazine delle donne... Ah, il magazine di Figaro, quello lì, bellissimo, ah, tutti i giorni lo leggo.